dal forum di Assago: l'Olimpia Milano batte l'Alba Berlino, che disastro, 84 stanziali, in un match che io all'inizio pensavo potesse essere un blowout, perché l'Alba non giocava da 2 gennaio, l'Olimpia era dunque da 2 partite. Invece è stata una bella partita per 3/4, perché, e qui personalmente mi vanto, ho fatto una bella donna Messina, gli ho detto: ma il fatto di avervi passato troppo la palla nel primo tempo, rinunciando a tanti tiri, Milano ragazzi nel primo tempo rinuncia a tantissimi tiri, il più eclatante è Melli che riceve dalla lunetta con 6 metri, con tutti i metri davanti, e rinuncia al tiro per poi prendere una chiavica, e lui, ma per una volta che azzecco le domande, ma ha dato ragione. Infatti Milano ha giocato un primo tempo un po' compressa e l'Alba è rimasta lì senza le fiammate di Eriksson. Terzo quarto, gara equilibrata, e poi è arrivato l'uomo della provvidenza, gli uomini della provvidenza, perché Pippo Ricci gliel'ha svoltata la partita. Infatti è stato elogiato direttamente da coach Messina in conferenza stampa senza domande. Pippo Ricci ha messo delle triple importanti per sorpassare l'Alba Berlino, e poi quel canestro sul fine terzo quarto che è valso il 60-59 per entrare nel quarto quarto. Giocata la Pippo Ricci, puro agonismo, e quando c'è a metterci le palle e lottare, Pippo Ricci. Grazie Rick, ma tu eri più bello ieri in diretta. Quando c'è a mettersi le palle all'agonismo, Pippo Ricci non è secondo nessuno. E poi è il mio personale MVP, Caleb. Oggi Caleb, gran partita, mio MVP. Ha tirato giù l'inverosimile. Si è fatto sentire sia in difesa, come ha fatto una stoppata della Madonna, e anche in attacco. Ha fatto quello che in teoria dovrebbe fare tutte le volte: presenza, rimbalzi, schiacciate, voce grossa, falli pesanti. Quindi bravo Caleb, bravo Pippo, che gli ha dato l'inerzia all'Olimpia. Ma sì, inizio il mio percorso verso la macchina, se parte. Ricci e Caleb hanno dato il via, hanno dato la scossa all'Olimpia, e poi da lì l'Alba è visibilmente calata. E c'era da aspettarsi, ripeto, non giocava una partita ufficiale dal 2 gennaio che era campionato, e lì Milano ha tirato fuori con Gigi Datome, partita perfetta, preso i suoi tiri, li ha realizzati, e poi con i giocatori giusti. Devon Hall non ha brillato molto, però ha fatto quel lay up lì stile Jamorant, che siamo in tema, e che gli ha dato il più, cos'era, più 8, e poi dopo tripla di Datome più 11, e lì la gara è finita. Sì, Rick, come lì, lo spilungone dell'Alba è stato ben tenuto da Caleb, che infatti oggi Bentil, che solitamente gioca tantissimo, non ha visto il campo, e quando Bentil non gioca non vede il campo perché Caleb gioca molto bene. Quindi grande Caleb, un abbraccio a Caleb. Poi, cosa possiamo dire ancora? Che nel secondo tempo, a differenza del primo, collegandomi a come ho iniziato la diretta, Milano ha iniziato a essere un po' più sbarazzino in attacco. Cioè, due passaggi, se c'è lo spazio si tira, niente stare di palla fuori, palla dentro, palla fuori, palla dentro. Avranno fatto nel primo tempo almeno 4 volte penetra e scarica continuo. Era un penetra e scarica continuo e nessuno tirava. E poi arrivava la palla allo stronzo di turno, poteva essere Deleni, Hall o Datome, questo a forzare l'inverosimile. Infatti li ho visti, infatti erano abbastanza innervositi, però alla fine questa era una vittoria must, l'ha anche ribaltato per quel conta un cazzo, però hai vinto lo scontro diretto. E adesso, chiudendo il discorso Alba, perché onestamente non c'ho altro da vedere sulla gara di oggi, Malcolm un po' impreciso oggi, ma Deleni ormai è così, Deleni va preso così, non è come qualcuno al Monaco che anche stasera ha fatto 20 più 7, però se Hall, però vedi, Hall, Deleni stasera non ha giocato bene, però Ciaccio ha fatto il suo, Hall ha fatto il suo, Pippo Ricci, Troy Daniels è entrato, ha sparato una tripla subito e ha fatto il suo catch and shoot, gli è entrato un tiro, però
ha fatto per quel poco che ha giocato, ha fatto il suo. Quindi, se Delaney ci gioca così, ma gli altri compensano, ok? Se Delaney gioca così e gli altri non compensano, è già più un disastro. E collegandomi, grazie alla domanda su Delaney, ci colleghiamo alla prossima partita che, non voglio esagerare, è pesante. Prossima gara è davvero pesante. Peccato che Milano ci va senza Shields e Mitoglou, perché a Mosca contro il CSKA devi vincere. CSKA a me non piace quest'anno. Li ho visti giocare qualche gara, l'ho vista quella con la Svel, li ha salvati Dani Boy, che è il miglior giocatore che hanno in questo momento. E sugli esterni devi fargli male, perché il CSKA eh sì, non Mirotic, Milutinov e Shengelia, che sappiamo chi sono, e Milutinov comunque sta ritrovando la forma, e in Eurolega, tolto Tavares, non ce n'è uno con quelle leve lì sotto. Vabbè sì, quelli del Baskonia e tutto la Svel, ma la Svel non ha le mani intelligenti di Milutinov. Ma gli esterni vanno massacrati, perché Shved è Shved, cioè Shved non ha fatto Shved non fa la differenza. Grigonis va a correnti alterne. Daniel ottimo. Poi hanno Ukov, che è loro russo, che spara delle triple, ma anche lì non stiamo parlando di gente, di fenomeni. Se tu riesci a fargli male sugli esterni, cosa che ha fatto lo Zenit in VTB l'ultima gara con Billy Baron, che li ha distrutti, lì ti fai la gara, perché se vai sotto rischi. Almeno se Caleb è questo e Bentil e Melli tengono botta, te la puoi anche cavare. Però, personale opinione, a Mosca devi andare e giocare. Cioè, Delaney deve fare la gara, Hall deve fare la gara, Pippo Ricci, loro non hanno Claiborne, quindi anche di approfittare di quello. È una partita da vincere, cioè non è di quelle gare che se perdi, no. Per me Milano deve vincere a Mosca. Ottimismo? Sì, dai. Perché, ripeto, il CSKA quest'anno non è, per quanto il record non faccia schifo, il record è tutto rispetto, alla fine sono una gara dietro Milano, se non sbaglio, non ho la classifica dietro, ma non è una squadra che ti caghi addosso, onestamente, quindi mi aspetto un'Olimpia corsara alla corte di Vladimiro. Team J, beh, no, no, attenzione, novità, io e il buon Matteo Carniglia, che abbiamo creato il Team Jerian, l'abbiamo sciolto per creare il Club Jerian, che è più figo, è più esclusivo. Jerian stasera voto 6 pieno, ha messo canestri importanti, ha fatto tre cagate, no, due cagate e mezzo. Uno, si è perso l'uomo in maniera imbarazzante. La seconda è una palla persa dove anche lì, tornando al discorso, è penetrato in mezzo all'area. Cazzo, a 3 metri fa il floater, no, si è bloccato per fare un retropassaggio a Tarceschi. Cioè, non è che l'hai fatto a Mitoglou, l'hai fatto a Tarceschi, che non se l'è accorto e ha perso palla. E poi un'altra semicazzata che ha fatto in difesa, perché ha perso l'uomo e poi si è fermato. Però, ripeto, io sono di parte perché a Jerian voglio bene. Grant nell'ultimo mese è il giocatore in più dell'Olimpia ed ecco il giocatore che gli serve. In questo momento sta tamponando l'assenza di Chevon dignitosamente. Quindi Jerian molto bene. Anche lui sarà fondamentale a Mosca, anche perché nel ruolo di tre loro hanno Grigonis oggi. Non hanno Claiborne che ti ci cazzo. Quindi sarà una bella gara che seguiremo, eccetera, eccetera. Pubblico poco, per già aspettarsi tra limitazioni martedì sera. Cioè, fate conto che io mediamente per la sera, per arrivare al forum, se esco di casa alle 7, arrivo alle 8 e qualche cosa con traffico di Milano. Invece oggi sono arrivato in 25 minuti. Allora, i tempi di recupero dell'Olimpia. Mitoglou si parla di ancora una settimana barra 2. Chevon Shields, il pullman della Berlino che si parcheggia di fronte alla macchina, gli sparo. No. E invece Shields dopo la Final Eight. Queste sono le tempistiche che sappiamo noi. Poi può anche essere che lo uccidi di colpo, lo trovi in campo venerdì prossimo contro lo Zalgiris. Però queste sono le tempistiche che abbiamo. Ci sono state date e speriamo, perché in questo momento recuperarne uno dei due, recuperare il greco è molto importante, visto l'impatto che ha avuto. E comunque
sono anche molto curioso di vedere Bentil, Mitoglou, Melli e Boncaleb in tutti insieme, perché non li abbiamo mai visti e onestamente sono molto, molto intrigato, conoscendo anche come Bentil gioca e il gioco di Mitoglou, che come sapete Mitoglou è molto molto forte fronte canestro, ma se va in post basso sono drammi, cioè non ha un movimento. Contro Real sono stati disumani. Chi contro Real? Sono perso un secondo il filo. Ah, no, vabbè, il CSKA contro Real è stato disumano al contrario. Quindi anche lì CSKA quasi al completo, che va a Madrid contro la squadra di riserve e veterani e perde. Nah. Vabbè. Che altro dire? Che non so più altro che non ho altri spunti. Se avete delle domande o curiosità o qualche considerazione da fare, avete 3 minuti perché sto arrivando alla macchina. No, la macchina ATM. Io sono in macchina. Ah, c'è lo sciopero. Non me ne sono reso conto. Tra l'altro, oggi scherzavo con un collega sulle arene e io ho detto, ragazzi, 4 anni. 4 anni ci leviamo dal cazzo il forum. Però bisogna aspettare 4 anni. 4 anni intendo Torino, le Olimpiadi invernali, perché faranno il Pala Italia, che poi si diventerà credo Pala Armani, che è un'arena mostruosa. Se cercate i concept in giro è mostruosa e che al 99% l'Olimpia si trasferirà lì, perché che cazzo il forum basta onestamente. Ah, cambio sede Final Four. Allora sì, la notizia l'ha riportata Mozart Sport, che è un portale serbo, dando praticamente per fatta, non è ufficiale, il trasferimento da Berlino a Belgrado, perché l'avevo chiesto a Stravopoulos, guarda che in Germania, a differenza dell'Europa, cioè di Francia o noi, la Spagna, lì non ricordo un mese dove sono stati tranquilli col Covid, figuriamoci adesso con Omicron. E gli avevo chiesto a Stravopoulos, stanno sondando un piano B? E Stravopoulos mi rispose, che cosa fa? Macchina di merda. Ecco. E Stravopoulos mi rispose che non ci sono piani B perché è troppo complicato spostare il tutto. E puzzava un po' la roba. E alla fine ho avuto ragione io a dubitare, perché si ipotizza Belgrado. Belgrado 99 su 100, non voglio dire una cazzata, però credo la Stark Arena, dove gioca la Stella Rossa, dove hanno giocato nel 2018 e ha vinto il Real Madrid di Luca contro il Fenerbahce di Melli. Sì. Non lo so onestamente. Milano si gioca il terzo o quarto posto. Allora, Milano per me si gioca il quinto o sesto posto, perché prima e seconda le due spagnole, terzo l'Olympiacos. Oddio, Milano deve giocare ancora al Pireo, quindi però gli vedo molto, cioè l'Olympiacos è molto forte come squadra, ha avuto qualche passaggio vuoto, è molto forte. E poi sono tutte lì, c'è l'Olimpia, c'è lo Zenit, c'è il CSKA, ci sono quegli stronzi di Ataman che onestamente credevo facessero click già 3 round fa, invece faticano ancora a sbloccarsi. E lì, perché il Barcellona, astutamente, come ho scritto più e più volte, gli ha fottuto San Lee, perché gliel'ha fottuto, non l'ha preso per migliorarsi, gliel'ha fottuto, e Petrusev non gli sta dando quello che loro speravano. Poi c'è, ragazzi, c'è Kazan, attenzione a Kazan, che quelli io non li, onestamente pensavo potessero dar fastidio, ma non così tanto. E poi c'è Michelino è 9-11 come l'Efes, 9-11, e sta giocando in maniera divina. Che giocatore Michelino, che giocatore pazzesco. Chiaramente quando sono andato a vederlo io ho giocato di merda, anzi ha pure scioperato, si è fatto male, ma sono dettagli. Va bene, nell'altro, allora domani avremo un focus NBA di Valentino su 4 giocatori, forse 5, che stanno entusiasmando molto in NBA, per quello che può entusiasmare in NBA. Domani sera c'è il recupero Napoli. Oddio. Chi è che. No, Brescia. Napoli. Brindisi Napoli. Chi vince va alle Final Eight, quindi un match molto interessante. Troverete il recap sul nostro sito a fine gara. Mi si sta congelando la mano, fa un freddo del porco. E basta. Ci trovate, ricordatevi di seguirci su Telegram, il link in bio, perché pubblico molto prima lì che su altri portali, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Grazie di avermi fatto compagnia, adesso vado in macchina perché sto perdendo la funzione del braccio, il freddo che fa. Ciao ciao!